Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Penso che da come si possa sentire oggi sono raffreddata, in realtà non solo oggi perché vengo da 3 ormai 4 giorni di malattia in cui sono stata malissimo. Mentre ero al mare per gli ultimi giorni ho iniziato a stare davvero tanto male, tant'è che mi sono un po' rovinata alla fine della vacanza e ieri che era lunedì e avrei dovuto ricominciare a lavorare non sono riuscita perché davvero sono completamente congestionata. Sto facendo fatica anche molto a dormire la notte perché è quel momento in cui il mio naso decide di tapparsi e io non riesco a respirare, quindi sto tutta la notte con la schiena tipo alzata come seduta e è davvero terribile. Spero che passi presto, mi sto cercando di curare, sto cercando di stare attenta, ma comunque ci sono proprio momenti della giornata in cui sono super carica, riesco a fare mille mille cose e momenti in cui sono proprio stanca, stanchissima, mi sento spossata, faccio fatica e in quei momenti non c'è altro rimedio che mettersi a letto e leggere un po', bene o male riesco a leggere. Detto questo, voglio riprendere un po' in mano la situazione, vi voglio portare oggi nella mia giornata che sarà dedicata al lavoro, alla sistemazione della scrivania perché è un disastro e perché settimana prossima tornerò a Monza dove ho vissuto per 2 anni e dove ci sono ancora tantissime delle mie cose che dovrò impacchettare e portare qui. E in questo momento in casa ci sono talmente tante cose che non se ne potrebbero aggiungere altre, cioè davvero sono piena e quindi vorrei fare un po' di decluttering e sistemazione della almeno scrivania per poter appunto poi aggiungerci qualcosa, perché effettivamente è tutto molto in disordine, come si apre un cassetto casca tutto per terra e io non sono capace di vivere nel disordine. Oltre a questo, devo fare alcune cose ovviamente al computer, inizio proprio da quelle lì, così poi me le sono tolta. Ho un po' di amministrazione, devo rispondere ad alcune mail e in più dobbiamo insieme a Giulia fare una chiamata per allinearci circa i prossimi ritiri di lettura e quello che manca da fare perché sia tutto al meglio. Quindi mi metto subito al lavoro. Tutto parte sempre con la migliore delle intenzioni, ovvero quella di rispondere alle mail, e finisce aggiungendo libri alla wishlist. In particolare questo, ne ho sentito, di questo ne ho sentito parlare su TikTok, infatti ho fatto anche lo screen della ragazza che l'ha consigliato, se vi può interessare, si chiama Niente libri del BookTok qui. Ne ha parlato davvero molto molto bene e io l'ho aggiunto alla mia wishlist. Adesso qua su Amazon ho proprio una lista, eccola qua, dedicata ai libri che vorrei acquistare. Poi non per forza li acquisto su Amazon, nel senso che a volte vado proprio in libreria, li compro lì, ma è giusto per avere un attimo il punto della situazione. Ho aggiunto tutti questi libri dopo aver preparato il video in cui consiglio dei libri da risolvere e mi ispirano tantissimo. Poi Exit West, Mouse, anche questo gioco qua mi piacerebbe provare a risolvere, Hidden Games, Cluedo. Cioè, ci sono libri, ma c'è un po' di tutto in realtà. E tutti questi. È una lista che tengo ormai da diverso tempo. Tra l'altro, sapevate che a Emina Lima sono stati revocati i diritti per illustrare Harry Potter? E quindi in realtà il prigioniero di Azkaban sarà l'ultimo volume. Sono molto triste per questa cosa qui. E basta, questi sono i miei libri in wishlist. Sono tanti, tantissimi. Prima o poi li recupererò tutti. Forse ho messo 2 volte lo stesso, questo qua c'è 2 volte. Sistemiamo questa cosa e per il resto tutto a posto, questi qua. E se ne aggiungono sempre tantissimi. Eccoci in chiamata con Giulia. Allora, tutte le volte che io e lei siamo in chiamata, che sono struccata, lei mi riprende. Io sono più carina di così, o no? Vabbè, ma ti si vede piccola, piccola, piccola qui, quindi dai. È arrivato il momento di pranzare e in giornate come queste in cui dedico già molto tempo a pensare alle cose che devo fare, al lavoro, eccetera, è bello proprio staccare completamente la mente e mangiare allo stesso tempo qualcosa di buono. Ed è qui che vi voglio parlare di HelloFresh, che è un servizio in abbonamento che ho già utilizzato nel tempo e che vi consente di far arrivare a casa delle box di cibo da preparare e cucinare.
Ecco, HelloFresh ci dà la possibilità di scegliere ogni settimana dei pasti, che possono essere dei pranzi o delle cene. In particolare io ne ho ordinati 3 per 2 persone perché sono con Marco, e vi consegna a casa gli ingredienti per prepararle. Sono delle ricette super gustose, nutrienti, si vengono a creare dei piatti colorati, speziati, e sono delle ricette adatte anche a chi come me ad esempio non mangia la carne. Infatti ho scelto l'opzione vegetariana, che mi dà modo di assecondare anche le mie esigenze. Arrivano a casa letteralmente dei sacchetti con dei numeri, ogni numero corrisponde a un foglio nel quale c'è scritto passaggio per passaggio che cosa bisogna fare. Le quantità sono misurate, per cui non avanza nulla e non ci sono sprechi. Ora vado a disturbare Marco un attimo e gli chiedo che cosa preferisce mangiare oggi e poi mi metto all'opera. C'è scritto anche quanti minuti ci si impiega a cucinare il piatto in questione, quindi ad esempio noi per la pausa pranzo ora abbiamo un'ora contata e 25 minuti sono quelli richiesti dalla preparazione. Questa 25, questa 35, questa 25, quindi perfetto, 25 minuti per preparare, 20 minuti per mangiare, che sono anche tanti, io mangio molto più velocemente, e poi anche un po' per riposare prima di rimettersi al lavoro. Se volete provare questo servizio vi lascio il mio codice 40GAIA, che vi darà modo di pagare a porzione solo 2,85 €, un prezzo estremamente competitivo. Vi assicuro che se volete replicare queste o altre ricette andando al supermercato non spenderete mai così poco, è impossibile. In più in questo modo non avete neanche il minimo pensiero di dover fare la spesa, cosa che sinceramente io mi tolgo molto volentieri. Ok, è giunto il momento di sistemare la scrivania. Purtroppo sono in controluce perché le finestre sono alle mie spalle. Inizio con il liberare il piano di lavoro e proseguo poi con il sistemare questo cassetto, quest'altro cassetto e anche qui dentro. Considerate che questa busta gialla contiene l'immondizia di carta, perché per fare la raccolta differenziata tengo sempre un sacchetto dove butto la carta e poi qua sotto un bidone dove in realtà adesso c'è un po' di tutto, però di solito si va a buttare in un sacchetto la plastica e poi in un altro sacchetto le cose che non sono smistate, quindi che vanno portate in discarica o buttate nel secco non differenziato. E secondo me bisogna dare una lavata anche al cestino, ma adesso si fa tutto con gran calma perché c'è un bel po' di lavoro. In più vorrei anche sistemare tutto il contenuto di questo mobiletto qui, che al momento è un caos e contiene tutti quelli che sono cavi, cavetti vari eventuali. Quindi gambe in spalla e inizio subito. Posiziono sia l'iPad che l'agendina che il computer che il mio telefono intanto sul letto, poi verranno riposizionati sopra la scrivania quando avrò finito. E in più sulla scrivania tengo sempre anche questa scatola che conteneva i miei occhiali, dove posiziono le cose che utilizzo di solito maggiormente, quindi è una sottospecie di portapenne, solo che non mi piacciono i portapenne classici, quelli a forma di tazza per intenderci, perché spesso mi cadono, le cose piccole magari si vanno a infilare dentro e non si riescono a ritrovare, come ad esempio la gomma. Invece qui riesco a avere sempre tutto a portata di mano, anche gli oggetti magari come il cancellino, il microfono, e quindi preferisco una scatolina come questa. Ok, poi tengo sempre sopra la scrivania un bicchiere d'acqua e una caraffa che riempio regolarmente. Vado a buttare tutto in lavastoviglie insieme anche alla tazza che c'era là sopra, che conteneva il caffè che ho bevuto questa mattina. È rimasto questo polipetto che serve a segnalare lo stato d'animo. Oggi lo mettiamo così, dai, anche se sono un po' malata quindi dovremmo metterlo così. Lo metto così e intanto lo sposto qua sul letto, poi lo andrò a riposizionare là dopo aver passato per bene con uno straccetto. Questa invece è la pila dei libri che ho letto durante agosto e di solito li accumulo in un unico punto fin tanto che non registro il wrap up, però ho deciso di cambiargli posizione, quindi passerò da lasciarli qua dietro in alto a metterli lì in quel ripiano che è libero.
ci sono anche questi due pacchettini da scartare, direi che possiamo spacchettarli subito. Che vlog è senza qualche librino da scartare? Procedo subito col primo, che è da parte di Nutrimenti, una casa editrice che mi manda per la prima volta qualcosa, se non mi sbaglio. E il libro in questione è La più brava di Carolina Bandinelli, che racconta con un'intelligenza precisa e perciò brutale la vita di una donna che somiglia a tutte noi. E poi un pacchettino da parte di Fazzi Editore che contiene Il tempo di fortuna. Questo lo stavo aspettando da un po' perché è il terzo capitolo di una serie di tre libri, di cui io per il momento ho letto il primo, Le lupe di Pompei, possiedo il secondo ma devo ancora leggerlo e mi manca il terzo. Ora che ce l'ho, che è tra le mie mani, darò sicuramente priorità al secondo volume, che al momento non è nemmeno qui, è a Monza, e perché voglio leggerlo, voglio assolutamente sapere che cosa succederà alla protagonista Mara, perché il primo capitolo si conclude con un bel colpo di scena che dà molte prospettive per la storia, apre degli scenari differenti e sono davvero curiosa di sapere che cosa succederà. Quindi questi erano i due librini e direi che posso già metterli in libreria. Questo è decisamente uno dei momenti più difficili perché ho tirato fuori da questo cassetto in particolare tutto quello che c'era dentro e, come potete notare, c'era un sacco di roba ammassata, messa a caso, e vorrei ridistribuirla completamente per, insomma, fare ordine, ma sicuramente devo passare anche per una fase di decluttering, quindi una fase in cui butto anche via le cose che non mi servono, di cui non ho bisogno. E vedo già qualcosina, tipo queste qui, queste squadre che utilizzavo durante le medie e le superiori per fare disegni tecnici, sono davvero distrutte, hanno tutti gli angoli smussati e quindi non si riesce neanche a misurare più bene. E più che altro ne ho altre, tipo ad esempio questa, che in realtà è una squadra da sarta, mi torna molto più utile, è in perfette condizioni, è anche molto più leggera, quindi mi sa che terrò solo questa e queste le butterò via. È un peccato buttare via queste cose perché magari potrebbero servire, però penso che se un giorno mi serviranno ne comprerò altre, anche perché se uno deve fare dei disegni di precisione, avendo le punte effettivamente tutte rotte, non riesce neanche. E per misurare eventualmente posso usare anche questo, che è sempre molto comoda per fare anche i cerchi, molto più resistente e agli angoli in perfette condizioni. Quindi via di queste. Poi di questa rivista mi serve in realtà solo l'articolo che è stato scritto su di me, quindi posso tenere la prima pagina così e la pagina che mi hanno dedicato e buttare via tutto il resto intanto. Poi ho questa agendina che fino ad adesso era sopra la scrivania qui, per la precisione, questi due quadernini di Viaggiare coi libri che mi servono anche in questi giorni perché dobbiamo farne altri e questi li tengo sempre come esempio. Poi ho questa agenda che ho utilizzato davvero pochissimo, che è pensata proprio per gli amanti dei libri perché è un book journal, quindi è un'agenda a tutti gli effetti dentro la quale si vanno a segnare i libri letti in ordine alfabetico e si può completare la pagina. È della Moleskine, molto davvero molto molto carina, mi è stata regalata, però la verità è che l'ho usata pochissimo, l'ho usata solo nel 2021, poi non l'ho più aggiornata e non è per me un buon modo per tenere traccia dei titoli, perché magari per alcune lettere compilo subito tutte le pagine a disposizione, per alcune altre non ne compilo neanche una, quindi mi sa che questa qua
purtroppo la butterò via. Cioè, è un peccato buttarla via, però è mezza completata, quindi dubito che qualcuno la voglia. Ok, ho iniziato ad avere un attimo di sconforto nel momento in cui mi sono resa conto che all'interno di questo armadio ci sono un sacco di altre cose che dovrei sistemare. Ad esempio, tutti quei quaderni, diari vuoti che ho tenuto da parte per poterli completare nel tempo. Quel cassetto ormai è pieno strabocca, pensavo di poterci mettere altre cose dentro e invece è impossibile. In più fa un caldo allucinante, qui mi sembra che ci siano ancora troppe cose e ho ancora questo mobiletto da svuotare e so che contiene altre tante cose, quindi c'è bisogno di eliminare di più perché sennò non so come far tornare lo spazio. Inizio con ciò che so che posso buttare. Tra l'altro vorrei creare un cassetto dove mettere tutte queste carte che devo conservare di, non so, visite mediche, contratti che devo tenere, che non so dove mettere. Vorrei un ufficio molto più organizzato. Questa, come potete vedere, è anche la mia camera da letto, quindi lo spazio è quello che è. Mi piacerebbe avere un ufficio effettivamente interamente dedicato a queste cose qua, anche se poi so che mi metterei in camera a lavorare perché trovo che sia uno spazio rilassante in generale, e anche a Monza spesso andavo in camera poi a lavorare. Ok, anche da qui devo tirare fuori l'articolo che è stato scritto su di me e tutto il resto poi lo butterò. Poi un'altra agenda del 2023, un'agenda del 2021, questa 2020, sempre tutte moleschine, questa 2021, questa 2022, questa 2023. Nel frattempo è aumentato il formato, il modello dell'agenda è sempre quello, ma è aumentato il formato, e poi lì ho quella del 2024. Nel frattempo l'ho messo qui, però anche per queste vorrei trovare uno spazio interamente dedicato. In tutto questo è saltata fuori un'altra squadra che sono in dubbio se tenere o meno, perché oltre alla squadra poi ho anche questo, che non mi ricordo come si chiama. Poi anche questo, che mi serviva sempre per le linee curve. Ad esempio questo qui non lo vorrei nemmeno tenere, perché quando mi servirà mai una cosa del genere ad oggi? Mi serviva quando facevo disegno tecnico, quelle cose là. Mi secca anche buttarli via perché sono effettivamente come nuovi. Magari potrei metterli su subito.it e vedere se qualcuno che inizia la scuola in questo periodo è alla ricerca di questo tipo di materiale e glielo do. Fazzolettino, perché in tutto ciò continua a stare male. E questi sono tutti i pennelli che ho a disposizione. Non dovrebbero essere tutti. Ah no, forse ci sono. Ok. Qui ci sono delle matite colorate. Questi sono tutti i pennelli che ho a disposizione. Io ho dipinto per tantissimo tempo della mia vita e continuo a farlo ogni tanto, tant'è che qui ho tutte delle tempere, acrilici, acquerelli. Di questi vado tanto fiera ed è una delle mie tecniche preferite. Ah, dentro gli acquerelli altri pennelli ancora. Tutto in estremo disordine. Questa è la mia tavolozza. I miei acquerelli sono fantastici e li amo, li adoro. Ci ha voluto tanto tempo per creare questa collezione e ho dei colori davvero stupendi. Queste cose ovviamente rimarranno perché è una passione che mi porto avanti ormai da un po' e continuerò a portarmi avanti, però devo trovargli uno spazio dedicato. Tra l'altro, per dipingere io spesso utilizzo questo, che è quello per il ghiaccio, che riempio di acqua per poter pulire e lavare i pennelli, soprattutto quando utilizzo le tempere. Quando utilizzo gli acquerelli in realtà mi basta solo questo. E poi questo anche asciugamanino, che come potete vedere è irrimediabilmente macchiato, che utilizzo appunto in caso mi scappasse un po' d'acqua in giro. E poi qua ho un'altra ancora tavolozza di acquerelli. Questi qua sono belli, sono bellissimi, però sono molto meno vissuti rispetto agli altri, e infatti li ho usati molto molto meno. Sono comunque carini, per carità, non mi lamento, però che vi devo dire, questi qua sono i miei preferiti. Tra l'altro la confezione l'ho comprata su Amazon, credo, e l'ho riempita con gli acquerelli che avevo già, perché avevo un'altra confezione che però in realtà non riusciva a contenerli tutti, mentre di questa credo di aver preso sia la confezione che i colori insieme. Ok. I pennelli invece sono un po' per tutto quanto, nel senso che non sono solo per dipingere, perché ad esempio per gli acquerelli io mi trovo bene a utilizzare questi che hanno il serbatoio già attaccato e quindi continuerò a utilizzare questi, mentre
per ad esempio fare qualche effetto particolare, questi qua con la punta un po' più rigida, ma anche per stendere ad esempio delle colle, ce ne sono alcuni che nel tempo ho utilizzato e continuo ad utilizzare quelli, poi ce ne sono alcuni che hanno la punta leggermente più sottile, come questi qua, meravigliosi, meravigliosi, e poi questi qua che utilizzo sempre per gli acquerelli, per creare effetti diversi. Questi sono già stati selezionati, se volessimo eliminarne alcuni, secondo me si potrebbero eliminare questi qua fatti così, in questo modo, che tanto non servono a nessuno. Questi, per intenderci, che sono quelli che ti fanno acquistare solitamente quando vai alle medie, forse anche alle superiori, si acquistano per errore, però in realtà quelli che a me piacciono sono quelli fatti così. Come potete vedere sono tutti molto sporchi. Mi piacciono questi con le setole belle rigide, questi sono troppo troppo morbidi. Quindi via, c'è un po' di decluttering e togliamo tipo questo, inutile. Questo è inutile, cosa mi servirà mai? Forse per truccarsi, ma per truccarmi ho altri pennelli. Vediamo se riesco a eliminarne anche qualcun altro e tenere solo i migliori. Ah, c'è anche il pennino per la china. Sto tenendo malissimo tutte queste cose, devo dire. Bene, questa è la mia selezione finale, intanto li appoggio qui. Poi, sempre per continuare su questo filone, direi che si può andare a controllare i colori. Ah, tra l'altro qui ho anche il barattolino per mettere l'acqua, però questo secondo me si potrebbe tranquillamente sostituire. No, lo tengo, lo teniamo. Teniamo tutte queste cose qua e le mettiamo in un unico punto. In più ho delle bustine, queste le metterò sicuramente da un'altra parte. Allora, via con i colori. Cerchiamo di capire se intanto si sono solidificati. Acrilico, acrilico. Questi di Tiger, terribili, non me li consiglio. Questo si è tutto separato, e lo buttiamo via. Bisognerebbe fare tipo delle prove con un po' di carta. Ecco, questo è tutto separato. Sì, quelli di Tiger tra l'altro durano anche poco. Vediamo anche questo a questo punto. Sì, sì, si vede. È separato. Ok, questi li butto via tutti. Forse questo si salva. No, non c'è neanche. Via. Ok, tra l'altro qui c'è anche un cucchiaio che esattamente non so cosa mai potrebbe servirmi, infatti lo butto via e ho liberato questa confezione. Gli acrilici non sono durati tanto, ne ho buttati via un bel po', è un prodotto che dura meno rispetto agli altri, gli acquerelli ad esempio possono durare anche per tutta la vita ed è il motivo per cui li apprezzo particolarmente. Li metto tutti qua e a questo punto ho anche un po' più di spazio per aggiungere altre cose e potrei aggiungere le tempere, metterle tutte insieme in questa confezione trasparente che mi consentirà poi in futuro di vedere subito che cosa c'è all'interno. Qui ho, in realtà non sono tempere, sono altri acquarelli ma in versione tubetto, e a questo punto mi sa che li butto via questi qua perché sono tanto tanto duri all'interno. Tengo solo ciò che sento funzionare ancora e anche questi qua così li butto via, tanto ho gli altri eventualmente. E a questo punto ho liberato anche questa scatola che eventualmente utilizzerò per qualcos'altro, adesso vediamo se mi servirà. E qui effettivamente ho tutta la mia confezione libera, cosa utilissima perché posso andarci a mettere questo qua, secondo me, e gli acquerelli anche, così magari. Et voilà, questa è la mia valigetta con i colori e il necessario per dipingere, tranne i pennelli che sono qua sopra e questo barattolo e questi acquerelli. Quindi tutto il necessario per dipingere tranne tante altre cose. Ma questa è un'altra questione. Proseguo con questo astuccio che contiene delle matite. Le matite ancora non le avevamo affrontate, però intanto vi posso mostrare cosa c'è dentro a questi tre scomparti qua in alto, perché li trovo estremamente comodi.
ovvero dei pennarelli. Questi sono tutti i pennarelli che possiedo e tutti funzionano perché li controllo assiduamente e li tiro fuori solo nel momento in cui i pennarelli che sto utilizzando e che di solito sono in quel piccolo contenitore che vi ho mostrato prima sono finiti, quindi vado in ordine e non apro tutti i pennarelli se non ce n'è la necessità. Qui dentro invece ci sono delle chine fatte in questo modo, e anche qua si può fare un attimo un controllo qualità per vedere se effettivamente scrivono o non scrivono. Questa è completamente secca, questa anche è completamente secca. È passato un po' di tempo da quando le ho usate l'ultima volta. Allora, via questa qua, non le conserverò. Qui dentro ci sono delle graffette che possono sempre tornare utili. Un accendino, dei post-it che vado a mettere in questo cassetto qua, visto che li ho raggruppati e radunati tutti qui. Poi, questi sono carinissimi, sono praticamente dei pastelli che una volta bagnati diventano acquerelli. E a questo punto li posso andare a mettere qua nella mia confezione delle meraviglie, dove ci sono tutti questi elementi qua per dipingere. Poi c'è dell'attac, delle gomme che inizierò a utilizzare quando avrò finito la gomma che al momento ho tirato fuori, delle colle, anche in questo caso controlliamo che funzionino, sì, questa è secchina, questa la metto via, e basta, lavo qui dentro e piano piano sto riducendo la quantità di cose che possiedo. Quindi alla fine dentro questo cassettino sono rimaste le graffette, lo scotch, le gomme di riserva, la colla di riserva, l'attacco, un accendino e la ricarica per lo stampino, quello per fare gli stampini. E qui dentro invece, ancora non vi avevo mostrato, ci sono tutte le matite, le penne di riserva, blu, nere, di qualsiasi colore. Ogni volta che finisco una penna attingo da qui per prenderne una nuova, cerco di utilizzare sempre solo una penna alla volta per poterla finire. E in questo astuccio invece ho tutte delle matite colorate che a questo punto non so esattamente dove metterò, perché ci vorrebbe o un altro di questi dove mettere tutte le matite colorate, oppure semplicemente le lascio qui e le posso provare a mettere qua dentro tutte insieme. Secondo me potrebbe essere una buona cosa. Tra queste matite ce ne sono molte che sono acquerellabili, quindi con l'acqua cambiano effetto. Qui dentro invece ci sono altre cose ancora, ci sono i timbri di cera lacca e le ricariche dei timbri di cera lacca, dei nastrini che utilizzo soprattutto sotto Natale, il timbrino di cui vi ho parlato prima, quindi tipo quei timbri ex libri che funzionano come degli stampi, e a questo punto forse mi verrebbe da mettere la ricarica per il timbrino direttamente qua dentro. Poi questa è una matita appunto qua, degli adesivi di questi qua neri sopra cui si può scrivere, degli altri nastrini, degli altri adesivi. Tutte queste cose qua le lascio dentro questa scatola e troverò una sistemazione per questa scatola. Poi ho anche questo portapenne che però non utilizzo, quindi secondo me si può declatterare. E questa scatola dentro la quale non c'è niente, quindi è vuota. Bene. Poi ho questa scatola dentro cui ci sono semplicemente tre nastri di scotch di riserva, qualora mi dovessero finire quelli che ho. E mi verrebbe da fare così, ma non ci sta. Così si potrebbe fare. Beh, allora sicuramente questo lo metto qua sotto in fondo. E poi dentro questa scatola vado a mettere questi integratori di Bears with Benefit che ho di riserva, perché qui ci sono quelli che sto prendendo che sono al momento questi. Poi una confezione di cinghie che tengo sempre sulla scrivania. E poi ho questi nuovi che devo ancora provare e alcune ricariche di quelli che mi sono piaciuti che vorrei usare nei prossimi mesi. Al momento tengo fuori questi per i capelli, questi qua per l'immunità, questi per il sole
E vorrei aggiungerne un altro, non so se questo qui... Allora, intanto li metto tutti qua sotto, perché comunque di questi ne mancano ancora un bel po' di compresse, e lascio fuori solo questi. E poi nei prossimi giorni decido che cosa fare. E un ripiano qua sotto, voi non lo vedete, ma è completo. Anche questo cassetto che va qua mi sembra molto in ordine. Mi manca ancora un bel po'. Queste agende qui... io le vorrei lasciare qua sotto, messe in un certo modo, per cui sono sempre facilmente reperibili. E adesso vedo di risolvere questa cosa. Intanto però vado a sistemare anche questi. Allora, questi sono dei libri che vorrei leggere nel prossimo periodo, però secondo me invece che lasciarli qua così, a parte questi due, questi me li metto sul comodino. E poi... vado a pulire qua sopra. Qua ho tutte le cose che utilizzo. Allora, questo vorrei lasciarlo qui. Queste cose qua vorrei lasciarle qua in bella vista, che mi servono. Voglio provare a aggiungere un altro ripiano qui, perché effettivamente ne utilizzo un po' di più di quelli che ci sono, nel senso che qui, come potete vedere, c'è un bel po' di spazio che avanza, e mi piacerebbe organizzare il tutto in modo differente. Quindi, visto che ho due ripiani che mi occupano tra l'altro un cassetto, invece che lasciarli lì, secondo me ha senso provare a vedere se posso metterli qua. Questo mobile, tra l'altro, non l'ho detto, però è di Ikea, penso ci sia ancora. Ed è una scrivania alla quale si può decidere di aggiungere questa parte superiore, che va quindi a circondare per bene il piano di lavoro, oppure tenere solo la parte inferiore, quindi avere letteralmente un ripiano con dei cassetti sotto. Ok, nel frattempo ho acceso anche una luce, nonostante siano le 4 di pomeriggio, qui dentro è buio, e questo è l'effetto. Quindi ho aggiunto proprio un ripiano. In questo ripiano posso metterci dei libri in questo modo, e in questo ripiano posso metterci altre cose che adesso recupererò. Ad esempio posso metterci le agende. Quindi, come potete vedere, questi due cassetti sono pieni, anche se quello sotto solo in parte, mentre ho svuotato completamente quello là. Adesso vado a pulirlo e poi riempirlo. Cosa c'è in questo mobiletto che avevo comprato tempo addietro al supermercato? Ci sono tutti dei cavi, dei cavetti di qualsiasi genere che conservo, anche il mouse, del computer, qualche cover. Idem il cassetto sotto, c'è qualche prolunga, qualche ciabatta. Qui sono tutti fogli di brutta, proprio fogli stampati da un lato solo, comunque rimasugli di fogli come questo, che io utilizzo mentre sono alla scrivania per prendere note e appunti che poi so che dovrò magari buttare via. Ed è un cassetto bello pieno, io attingo sempre da qua, e ogni volta che poi ho un foglio che può essere ancora utilizzato lo metto qua dentro. Cerco ovviamente sempre di non far superare il limite, però così. E poi sotto ci sono altre agende, non si aprono neanche questi cassetti, tanto sono pieni, quindi tiro fuori tutto e lo riordino, come sto facendo praticamente da ore. Ho sistemato il cassetto con i quaderni di riserva, non sembra ordinato visto da fuori, ma in realtà ho tirato fuori tutto, l'ho sistemato e ora è molto molto meglio di prima, anche se comunque risulta pieno. E ho terminato anche con questo mobiletto, ho messo tutti i cavi nel primo cassetto, altri cavi nel secondo, la macchinetta fotografica eccetera, qui sempre i fogli, e poi nell'ultimo cassetto le agende alla fine, quelle che vi avevo mostrato prima che non sapevo bene dove mettere, alla fine ho messo tutto qui. Questo cassettino è pieno di post-it, scotch e segnalini vari. E per il resto la scrivania si presenta in questo modo. Ho aggiunto, come vi dicevo, questo piccolo scaffale, questi li devo ancora sistemare. Ho rimesso lì il mio piccolo polpo arrabbiato. Questo cassetto tutto funzionale, ci sono alcune cose, e qui fondamentalmente ci sono delle buste trasparenti. Questo cassetto potrebbe essere molto meglio. Qui praticamente ho questo primo ripiano
pieno, mentre quello sotto è vuoto e mi tornerà utile prossimamente. Qui ho segnalibri vari e adesivi, cose tipo fazzoletti, pezzette per pulire gli occhiali, mollette che utilizzo tutti i giorni, la mia confezione di occhiali, integratori, libri, questi qua ve li ho fatti vedere prima. E questo è praticamente il risultato finale, se non che domani con calma voglio sistemare anche queste liste qui. Buongiorno, è una nuova giornata, io continuo ad essere molto molto abbalata. La mattina è il momento peggiore per tutto quello che è il mio naso, la mia respirazione, poi va migliorando nel corso delle ore. Sono qui davanti al computer perché oggi devo consegnare un articolo, il classico articolo che scrivo ogni mese, e dovevo ancora scriverlo. Io mi prendo sempre all'ultimo, sono un disastro, sono davvero un disastro. Allora, avevo già impostato tutta la prima parte, però poi c'è tutta un'altra parte in cui devo effettivamente consigliare dei libri. Mi ero scritta qualche titolo che volevo consigliare, ma poi ho cambiato impronta all'ultimo minuto e quindi sto riscrivendo quella parte, cioè scrivendo per la prima volta quella parte, e ci metterò ancora un po'. Poi insieme all'articolo consegno sempre anche un reel di presentazione, diciamo, del contenuto da pubblicare poi su Instagram. Devo ancora scrivere di cosa parlerò in quel reel e devo ancora registrarlo ovviamente. Quindi queste prime ore della mattina le dedico completamente a questa cosa qui. Ieri poi ho continuato un po' a sistemare la mia camera e la scrivania e ho cambiato un po' la disposizione degli scaffali, diciamo. Adesso ve li mostro e poi più tardi voglio occuparmi di stampare per bene le nuove liste da mettere. Vi faccio vedere. Allora, per intenderci, ho posizionato questi scaffali in modo differente perché quella linea fosse completamente allineata. Mi sembra molto più ordinato l'effetto in questo modo. E anche quei due mi sembra che siano allineati. Forse quello è giusto un buco più in basso, ma potrei decidere anche di alzarlo. E poi qui mi piace perché sono effettivamente molto comodi per poter mettere le cose che mi servono. Lì lascerò probabilmente sempre uno o due libri, lì tutte le scartoffie che mi serve avere, diciamo, visibili, perché sono cose che devo risolvere e quindi se non me le metto là rischio di dimenticarmele per sempre. Ho lasciato lì il polpo triste perché sono ancora ammalata e la mia borsa è appoggiata lì, devo risolvere anche la questione giornali, devo tagliarli e quant'altro, però appunto adesso mi dedico alla scrittura dell'articolo e poi le liste che voglio cambiare sono queste qua, perché ormai non mi interessano più questi libri, ne voglio scrivere altri. Sto preparando la lista dei libri che voglio leggere da stampare e mi sto basando su delle liste che sono uscite online negli ultimi periodi, quindi quella dei 100 classici da leggere contemporanei secondo la Feltrinelli, quella del New York Times. Prima che mi chiediate dove ho trovato queste liste, vi dico che ci sono anche dei video sul canale in cui ne parlo, le commentiamo insieme e tra l'altro queste liste le trovate anche nella didascalia, quindi aprendo il video nella didascalia ci sono tutti i libri, quindi se volete fare la stessa cosa potete anche voi prepararvi un file. Io lo modificherò leggermente, nel senso che tolgo già i libri letti e poi ne aggiungo altri che mi interessa leggere, quindi diciamo che la personalizzerò. Liste stampate, adesso le ritaglio e le andrò a mettere qui. Ovviamente devo fare spazio qui, quindi ne toglierò alcune che però non butterò via, le conserverò, semplicemente le andrò a mettere dentro l'agenda. Diciamo che l'idea è quella di avere sott'occhio tutti i giorni delle liste un po' più interessanti di quelle che avevo qui e che avevo stampato ancora 3, 4, ormai 5 anni fa, quindi libri che per la maggior parte ho letto, alcuni non mi interessano neanche più, quindi insomma gli do una rinfrescata un po' alla parete per renderla più stimolante. Tada! Questo è il risultato e ovviamente non ho stampato libri che ho già letto, quindi la parete per il momento non presenta evidenziature, ma rimedierò subito iniziando a leggere qualcosina. Anzi, un libro già ce l'ho in lettura, devo solo trovarlo poi quando sarà il momento. E potrebbe essere che ci sia qualche doppione, ma non importa. Mi sono lasciata anche un po' di spazio eventualmente per aggiungere qualche altra lista prossimamente. In sottofondo c'è un cane che sta russando. Ok, mi sa che l'ho svegliata.
Buonanotte. Detto questo, con i capelli tutti un po' scombinati, vi saluto perché il video termina qui. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia per questo inizio di settembre. Grazie mille per avermi seguito fin qui. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!